provincia di Crotone, ARPACAL e volontari di diverse associazioni del territorio, insieme per l'area marina protetta di Sola di Caporizzuto, un'attività di formazione teorica e pratica di personale, tra cui volontari della protezione civile e altre realtà del crotonese, per fronteggiare lo spiaggiamento di prodotti petroliferi sulle coste dell'area marina protetta, voluta dal Ministero dell'Ambiente. I quattro appuntamenti si stanno svolgendo presso il Palazzo dell'Ente Provinciale di Crotone e poi un evento conclusivo proprio sulla spiaggia dell'area marina protetta, in un territorio particolarmente colpito anche da questi versamenti su spiaggia. Quindi questi volontari devono farsi trovare preparati, pronti. Beh, il rischio è reale, potrebbe essere anche accidentale, però non è abituale, è proprio per questo che la prevenzione diventa fondamentale, poi specialmente in un'area marina protetta in cui la tutela dell'ambiente assume la priorità assoluta. A chi si rivolge questo corso? Noi abbiamo demandato ovviamente all'amministrazione provinciale di individuare tutti gli stakeholder che potessero essere interessati, quindi dal mondo delle associazioni che si occupano di ambiente agli operatori più specializzati, protezione civile, vigili del fuoco, comunque tutti coloro i quali sono in grado di poter intervenire a tutela dell'ambiente. E quali sono le prime norme secondo lei da affidare a questi volontari? Io più che le norme è un convincimento personale, la vera emergenza è quella culturale, la cultura della prevenzione, della tutela, della conoscenza e della valorizzazione. Io mi rifarei prima di tutto a questa norma che è scritta nella nostra Costituzione, magari non è legiferata o se lo è in maniera poi tecnica, e su questo avremo modo poi nelle nostre lezioni che faremo di intervenire sia sotto l'aspetto giuridico sia sull'aspetto tecnico su come intervenire per poter tutelare l'ambiente. In conclusione le chiedo come tecnicamente poi entra in campo l'ARPACAL durante un versamento nelle acque. Non è competenza diretta dell'Agenzia, noi come ente strumentale della Regione Calabria campioniamo, analizziamo e forniamo i dati all'interlocutore. Quello che noi in questo corso cureremo è l'aspetto teorico, però accanto all'aspetto teorico, cioè su cosa fare e come farlo, faremo anche delle simulazioni con delle panne, useremo strumentazione oceanografica in nostro possesso per attività che svolgiamo nell'ambito della direttiva comunitaria Marine Strategy, e c'è questa, me lo lasci dire, bellissima coincidenza. Un'area marina protetta di interesse nazionale, la più grande d'Italia, e un centro regionale che si occupa di strategia marina ubicato a Crotone. Ecco, questa positiva convergenza, perché in ruoli diversi, io la trovo una cosa sicuramente da attenzionare. Qual è lo stato di salute delle nostre acque dunque? Dico sempre eccellente. Quello che sicuramente i fattori di rischio dagli inquinamenti accidentali, dal sistema depurativo costiero che va sicuramente migliorato, agli scarichi abusivi, potrei elencarne tanti fattori di rischio, ripeto, continuo a dire, la vera emergenza non è ambientale ma è culturale. Prima diceva l'ARPACAL, è un problema di tipo culturale più che effettivamente tecnico, la pulizia del nostro mare. È principalmente culturale, almeno secondo il mio punto di vista, perché pensare di inquinare il mare dove poi si va a fare il bagno di per sé è una cosa sbagliata. Ecco, noi dobbiamo iniziare a far capire alle persone, con la sensibilizzazione, con gli esempi pratici, che mantenere il mare pulito è una priorità per dare un rilancio anche turistico al territorio. E poi c'è il WWF che da anni ha sposato questa tematica come ragione di vita, ma oggi cosa bisogna fare in più? Oggi dobbiamo essere attori principali, dobbiamo, io penso, sporcarci le mani, ecco. Far vedere attraverso esempi di pulizia della spiaggia, di collaborazione con le scuole, una rete che faccia cultura ambientale. Ecco, questo è veramente il senso, è questo, riuscire a fare una rete tra tutte le competenze che ci sono nel territorio ma che spesso magari hanno poche possibilità anche di lavorare insieme, ecco, magari alle istituzioni chiediamo anche questo. Sono giornate importanti perché è chiaro che bisogna formarli, i nostri operatori, affinché loro possano prontamente intervenire qualora dovesse capitare un episodio di questo tipo. E da soli non ce la possiamo fare, abbiamo bisogno del mondo del volontariato, e però è chiaro che a noi spetta il compito di formarli i volontari e portarli, diciamo, ad essere pronti ad operare con cognizione di causa. Cominciando proprio dalla prevenzione.
Esattamente, l'obiettivo è proprio questo, diciamo, arrivare dopo è tardi, bisogna prevenire, bisogna però fargli capire quali sono le corrette azioni di prevenzione per evitare che ci possano poi, diciamo, essere danni che irreparabili. Quindi in questa creatura della provincia nel 91, l'area marina protetta, continua ad esserci ancora un forte interesse? Sì, l'area marina protetta è al centro delle azioni di promozione e valorizzazione della provincia di Crotone, del territorio della provincia di Crotone. Lo è per la sua peculiarità, per la sua unicità, perché insomma evidenziamo sempre che abbiamo la fortuna di avere un'area marina protetta che ricopre i primi posti in Europa, non solo in Italia, per dimensioni ma anche per qualità. Allora, quando si hanno queste, tra virgolette, fortune di avere questa peculiarità, questo marcatore identitario che è unico, perché il carattere dell'unicità fa la differenza, allora bisogna intorno a questa situazione provare a creare tutta la strategia di sviluppo del territorio, che passa anche attraverso, diciamo, soprattutto iniziative di formazione fatte in sinergia con l'Agenzia regionale con l'ARPACAL e con il Centro regionale di strategia marina. Qual è la posizione dell'ente provincia per la piattaforma ENI arrivata in città? Questo è un tema che meriterebbe, insomma, una riflessione un po' più approfondita, però è chiaro che noi non possiamo avere un atteggiamento sempre contrario a prescindere. È necessario invece approfondire le questioni, dialogare, confrontarsi, avendo sempre però come punto fermo la tutela del nostro territorio. Ogni azione che viene implementata sul nostro territorio, da chi che sia, anche da ENI, non può prescindere dalla tutela e dalla valorizzazione del nostro territorio, tenendo ben presente tutto ciò che è stato la storia.